creare connessioni, dare l'opportunità al mondo della scuola, della formazione, dell'impresa di incontrare i giovani, di proporre ai giovani percorsi, riferimenti che poi possano avere nel momento in cui sceglieranno. Mi piace pensare a questo Job Orienta come un Life Orienta, perché credo che scegliere un proprio lavoro, scegliere la propria strada professionale sia davvero una delle scelte più importanti della nostra vita e spesso si sottovaluta, e credo che mi auguro che questa sia l'occasione, visto anche il crescente successo di questa manifestazione con l'aumento delle giornate dedicate, possa essere davvero un laboratorio di incontro e di ascolto soprattutto, che in questo momento credo non solo il mondo del lavoro ha bisogno. Quanto di Damiano Tommasi ha portato oggi come testimonianza? Come ho detto, io ho avuto la fortuna di fare la professione che era il mio gioco da bambino, non sempre questo accade. Credo che oggi sia da ridare dignità a tanti lavori, a tante lavoratrici, a tanti lavori. Oggi mi piace pensare che la definizione, così l'indicazione che ci è stata data nel titolo, dare un nome al Job Orienta 2023 legato al Made in Italy, e credo che il Made in Italy debba puntare tanto alla qualità del prodotto quanto alla qualità del lavoro. Le regole, la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici deve essere di pari passo con la qualità del prodotto, ma ecco, questo trasportato nel mondo dello sport, i successi sono accompagnati dalla qualità dell'allenamento, dalla qualità delle infrastrutture, dalla qualità delle condizioni in cui si produce il lavoro, e questo mi auguro che sia davvero il significato del Made in Italy. Istruzione, lavoro, orientamento per tanti giovani, un servizio che dà Verona Fiera attraverso questa manifestazione che negli anni è cresciuta sempre di più. L'anno scorso eravamo fermi a 3 giornate con un sold out impressionante, abbiamo deciso di aumentare un'altra giornata, ma anche qui ormai siamo al tutto esaurito, dunque c'è tantissima attesa per questo evento che mette a disposizione di tutti i giovani che sono alla fine del loro percorso della scuola superiore, dunque della scuola secondaria di secondo grado, e devono capire se vogliono entrare direttamente nel mondo del lavoro o se preferiscono invece fare un ulteriore passo formativo. Forse la scelta più importante dal punto di vista sicuramente professionale della propria vita, e noi ci mettiamo a disposizione, un'attività che facciamo pro bono, un'attività che facciamo in collaborazione con la Regione Veneto, con l'assessorato dunque alla formazione e all'istruzione, col Ministero dell'Istruzione, col Ministero del Lavoro, col Ministero dell'Università. Tantissime università presenti, tantissimi istituti tecnici superiori che presentano appunto tutte le loro offerte innovative, formative. Chi vuole fare l'avvocato, chi vuole fare il medico, chi vuole fare l'ingegnere, con tutte le specializzazioni che mai i corsi di laurea hanno, ma anche chi vuole occuparsi di impianti elettrici, chi vuole fare il pilota d'aereo, chi vuole fare il guidare droni, chi vuole specializzarsi nell'informatica, chi vuole entrare nell'esercito, nella marina, nella difesa, nell'aeronautica, insomma davvero tantissime proposte che vengono fatte, e dunque diventa un momento davvero imperdibile per i giovani per avere la possibilità di scelta maggiore e dunque trovare la strada e poter fare la scelta giusta. L'Italia è un valore? Sì, l'Italia è economia, è bellezza, è arte, cultura, manifatturiero, turismo. Allora, se tutto questo è un valore economico e genera lavoro, dobbiamo fare in modo che ci siano le giuste professioni e i giusti percorsi di istruzione. Ecco perché per noi oggi il Made in Italy, che peraltro questo governo ha voluto con una legge specifica, con un liceo che nascerà del Made in Italy, con la riforma dell'istruzione professionale tecnica orientata alle filiere di valore dell'italianità, beh, allora questo deve diventare a job il momento più alto, cioè l'orientamento verso tutto ciò che genera buon lavoro a partire dall'italianità. Quali sono i punti da fissare in questo Job Orienta 2023? L'importanza strategica della formazione tecnologica professionale, l'importanza ormai acclarata dell'alta formazione specialistica, cioè gli ITS. Job potrei dire che ha un sottotitolo, è la fiera degli ITS, perché ci siamo stati i primi a crederci, perché ci sono 16 regioni su 20 in questa edizione, c'è un record di ministri, solo oggi all'inaugurazione ce ne saranno 2, questa mattina il ministro Lollobrigida e il ministro Bodi e nel pomeriggio il ministro all'istruzione Valditara, segno della grande attenzione che c'è qui a Job, perché Job è la fiera nazionale dell'orientamento e Job soprattutto è diventata nel tempo la credibilità di una riflessione su ciò che sta accadendo, su ciò che è contemporaneo. A proposito di ciò che sta accadendo, educazione sentimentale, se ne parla sempre di più.
perché abbiamo visto che quando manca genera disastri e Giulia, per cui oggi tutti noi portiamo questo fiocchetto, è in ordine temporale l'ultima. Partirà in via sperimentale per le scuole superiori, non dimentichiamoci che per le scuole primarie, le scuole medie c'è, e ovviamente per le superiori ci sono anche le ore di educazione civica che sono ore curricolari, e ho dato disposizione che nelle ore di educazione civica, così come in tutti i programmi italiano, storia, filosofia eccetera, debba essere toccato il tema dell'educazione alle relazioni e quindi della lotta contro il maschilismo, contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne. Questa è la grande sfida che questo governo sente in modo particolare. Il progetto si articolerà con gruppi di discussione, ci sarà un percorso formativo curato da INDIRE con la collaborazione dell'Ordine dei Psicologi, ordine che monitorerà e soprattutto sarà di accompagnamento, quindi se ci saranno problematiche sollevate sarà di accompagnamento e di aiuto nello sviluppo di questo progetto, e poi ci sarà la valutazione finale, il monitoraggio finale, chiediamo anche alle scuole poi di monitorare la loro esperienza. In questi gruppi di discussione gli studenti svolgeranno un ruolo importante, prenderanno atto anche delle loro rappresentazioni, si confronteranno con i compagni, è un momento di crescita insieme, è un momento per affermare quella cultura del rispetto in cui io credo molto. Di quante ore si tratta? Si tratta di 30 ore nell'arco di un anno, e poi voglio sottolineare che abbiamo messo a disposizione 15 milioni di euro perché i docenti che svolgeranno questa funzione di coordinamento di questi gruppi di discussione saranno pagati. Stiamo ragionando con l'Ordine dei Psicologi stiamo ragionando sul creare un presidio territoriale al servizio della scuola. Dobbiamo essere anche molto concreti, cioè la scuola si occupa del percorso culturale dei ragazzi, non è che si occupa di curare eventuali patologie, semmai la scuola ha diciamo, il dovere di informare le famiglie quando dovessero emergere problemi di vario genere, di disagio, raccogliere segnali, deve segnalarli alle famiglie, o ovviamente se il ragazzo è maggiorenne parlarne con il ragazzo stesso, e poi lì interviene poi la mediazione dello psicologo e il supporto, l'aiuto dello psicologo. Laddove vi siano situazioni di disagio, io credo che la scuola possa avere un'importante funzione nel raccogliere e cercare di aiutare a venire incontro a queste situazioni di disagio. Quindi i servizi che fanno riferimento provincia per provincia, a cui le scuole possono fare riferimento allora? Servizi provinciali? Noi stiamo costruendo un percorso, lo stiamo costruendo, che dovrebbe prevedere un presidio psicologico territoriale a disposizione delle scuole. La scuola, la famiglia ha un ruolo molto importante. Vi cito un esempio che mi è piaciuto veramente tanto. Ieri sono stato a visitare queste scuole che noi finanziamo col progetto Agenda Sud. Poi, fra l'altro, grazie ai fondi PON interverremo anche per le scuole del nord situate in quelle aree periferiche dove si sta manifestando un disagio molto serio e molto grave. Poi bisognerà anche sollevare questo tema, è un tema sempre più urgente. Ma dicevo, molto bello l'esempio di ieri, sono entrato in una classe e c'erano una quarantina di mamme che imparavano l'informatica. Perché? Perché dicevano vogliamo aiutare i nostri figli a casa a studiare l'informatica, a imparare l'informatica. Siamo venuti a scuola per poterli aiutare. È un esempio bellissimo, ecco, questa alleanza scuola-famiglia credo che sia veramente una testimonianza di una scuola che funziona, così come io al Bambin Gesù per esempio ho proposto che grazie all'Ordine dei Medici, grazie ai medici del Bambin Gesù ci sia, e grazie alla disponibilità dei presidi e degli insegnanti di alcune scuole presenti, ad aprire la scuola alla sera per incontrare i genitori, per informarli anche delle problematicità e dei rischi a cui vanno incontro i loro figli. Per esempio, un problema che è sempre più drammatico, mi testimoniavano i medici, i pediatri,
è il fatto dell'isolamento. Vi ricordate gli ikimori giapponesi? Questo fenomeno sta arrivando purtroppo anche in Italia. Cioè un ragazzo che si chiude con il suo computer, col suo cellulare, sta ore e ore e ore staccato dalla realtà, guardando soltanto, vivendo soltanto sul virtuale. E quindi anche qui bisogna che le famiglie inizino a dire dei no. Così come ancora mi dicevano, un dramma pazzesco, non soltanto il ragazzo che si impasticca o che beve e poi dopo la discoteca torna a casa alle 6 del mattino, ma anche quello che sta 6 ore a rintronarsi il cervello con musica a palla, prende la macchina e poi rischia di andare a sbattere. Ecco, anche questo, l'educazione alimentare, insomma, dialogare con le famiglie, perché le famiglie siano informate, perché le famiglie siano coinvolte, siano sempre più partecipi in questa grande alleanza fra scuola e famiglia. Beh, il dato culturale è sotto gli occhi di tutti. E sono questi residui di maschilismo che ancora ci sono nella nostra società, ma vi faccio un esempio molto banale. A me dà molto fastidio quando vedo una signora, una ragazza che cammina per un marciapiede e arriva il solito cretino che le fa qualche apprezzamento. Fischio, la battuta, ma chi sei, ma chi vuole, ma chi ti ha detto qualcosa? Cioè, stai al posto tuo. Ecco, questo è piccolo esempio, ma già è una testimonianza di quella considerazione maschilista nei confronti della donna. Poi ovviamente la discriminazione sul campo del lavoro, nel campo anche scolastico, all'interno tra ragazzi, no? Gli atti di bullismo, per poi arrivare ovviamente a cose molto più gravi, che sono violenze sessuali e addirittura femminicidi. Però, ripeto, noi dobbiamo sradicare questa, partendo dalle scuole. Ho parlato qua di 3 riforme importanti, quella del tutor e dell'orientatore. La riforma del tutor vuol dire una scuola, una formazione personalizzata, strutturata un po' come un abito sartoriale proprio sulle abilità, sulle potenzialità, sui talenti del giovane, per dare sempre più opportunità formative, opportunità di successo formativo e quindi lavorativo ai nostri giovani. E poi il tema dell'istruzione tecnico-professionale, il tema di Agenda Sud che sarà esteso anche a certe realtà disagiate del nord, a certe periferie del nord, il tema dell'istruzione tecnico-professionale è un tema strategico perché vuol dire dare chance importanti, occupazionali a tanti giovani che oggi non riescono a trovare lavoro o non trovano un lavoro adeguato alle loro possibilità. Se Unioncamere ci dice che più di 1 milione di posti di lavoro vanno disattesi per mancanza di qualifiche, io credo che questo sia un crimine nei confronti dei nostri giovani e anche del mondo dell'impresa, che ovviamente perde competitività perché non trova tecnici, figure professionali qualificate. Questa è una grande sfida, è una importante riforma, grande scommessa, sono assolutamente convinto che la vinceremo nell'interesse dei nostri giovani. I fondi e basta, poi i fondi riguardanti. Quali fondi? Fondi che mettete su questa riforma. Dunque, no, i fondi che mettiamo sulla riforma li mettiamo sui laboratori e poi ovviamente essendo 4 anni anziché 5, abbiamo tanto, e in varianza organica, abbiamo tanto personale che possiamo utilizzare per implementare questa riforma. I fondi sono sui laboratori che sono strategici e poi io ho detto molto chiaramente, ne ho parlato con diverse associazioni imprenditoriali, siccome questa è una grande sfida per il mondo del privato, io chiedo che il privato investa. Noi abbiamo creato, oltre che una direzione ministeriale apposita per l'istruzione tecnica, abbiamo creato anche una direzione per la ricerca e l'innovazione tecnologica che si adopererà per far incontrare le esigenze delle imprese con le esigenze delle scuole. Ci sono una marea di imprese che hanno necessità di percorsi strutturati sulle loro esigenze imprenditoriali e ci sono molte scuole che possono beneficiare di soldi privati per potenziare la loro azione e anche per pagare le attività extracurricolari dei loro docenti, con un fondo perequativo che abbiamo già pensato proprio per investire in quelle realtà dove magari l'investimento imprenditoriale potrebbe essere minore o addirittura assente, in modo che lo Stato possa perequare con le risorse
di questa importante iniziativa. C'è una grande. Parliamo di Olimpiadi e Paralimpiadi. E non dimentichiamo mai che tutte le Paralimpiadi saranno ospitate dal Veneto, perché altrimenti trascuriamo una parte importante della quale ci ricordiamo o quando vinciamo le medaglie paralimpiche o quando facciamo i convegni sulle opportunità che bisogna dare a tutti, oppure quando parliamo di Costituzione, quando parliamo di sport in tutte attività sportive in tutte le sue forme. Non sottovaluterei il fatto che il Veneto ospiterà tutto il programma paralimpico. Dopodiché sarà non il sottoscritto né il governo ad affrontare l'argomento del programma olimpico, lo farà la Fondazione Milano Cortina. Ci arriveremo, credo, nel consiglio di amministrazione della Fondazione il 6 di dicembre, quindi il tempo è breve per valutare le ultime scelte obbligate, in qualche maniera, cioè quella purtroppo di non rimanere a Cortina con il Bob, lo scheletro e lo slittino, capire come mantenere l'italianità del programma. Si è conclusa la fase di ricognizione tecnica e economica sulla opzione di Cesana. Nei prossimi giorni convocheremo la cabina di regia, che è il luogo dove verranno espresse anche delle valutazioni politiche oltre che valutazioni tecniche, e consegneremo alla Fondazione insieme al CIO poi la scelta finale di dove andare e cosa fare. Vuol dire che c'è questo dossier da parte della Fondazione riguardo alla pista di Cesana? Beh, la valutazione finale sarà sulla base appunto del documento tecnico e delle valutazioni della cabina di regia, le valutazioni finali saranno della Fondazione. Il documento c'è già? Il documento è stato consegnato definitivamente e quindi adesso la società Simico, che è una società del Ministero delle Infrastrutture, a fare le ultime valutazioni rispetto al documento che ha elaborato nella collaborazione di questo mese e mezzo la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e la Fondazione 20 marzo 2006, che è titolare poi della gestione della pista di Cesana. Sulla compensazione c'è un'apertura per il Veneto? Basta. Vabbè, valuteranno loro, come è giusto che sia, nel rispetto dei ruoli. È una fiera che mette in contatto l'orientamento con il mondo del lavoro, i giovani con le imprese, in modo da dare un futuro e una crescita alle giovani generazioni. Noi come Ministero abbiamo voluto esserci per la prima volta, il Ministero dell'Agricoltura è qui per garantire anche la promozione delle tante attività connesse a questo settore strategico per l'economia e per il futuro dei ragazzi. Oggi chi frequenta gli studi agrari, gli studi alberghieri ha grandissime possibilità di trovare lavoro appena terminati il corso di studi, e oggi abbiamo l'occasione anche di presentare una straordinaria opportunità, il servizio civile in agricoltura, cioè un anno in cui lo Stato si impegna economicamente per dare le possibilità ai giovani di conoscere e contribuire alla crescita di questo settore e poi magari continuare la loro esperienza di vita in questo modo per far crescere sempre più la qualità delle nostre produzioni e la qualità della nostra trasformazione e distribuzione viene riconosciuta su tutto il pianeta. L'analisi delle finanziarie di tutta Europa è ovviamente condizionata a una serie di sottolineature che possono essere valutate, corrette e discusse, di cui si occupa ottimamente il nostro collega Giorgetti. L'Italia ha tutti i parametri che segnano una crescita, abbiamo lo spread ai minimi, più di 50 punti sotto l'anno scorso quando iniziò l'esperienza del governo, le borse volano, la nostra economia sta andando bene nel contesto ovviamente mondiale, che anche a causa di contingenze e di questioni particolarmente drammatiche come i conflitti, quello russo-ucraino piuttosto che la crisi medio orientale, stanno appesantendo ovviamente le economie di tutto il pianeta. Su questo dobbiamo fare i conti e a questo dobbiamo trovare le migliori risposte tra quelle possibili. I miracoli non li sa fare nessuno salvo nostro Signore. Mille giovani avranno la possibilità il prossimo anno di operare in questo settore, nella comunicazione, nella promozione, nelle attività legate al mondo agricolo, nell'aiuto alle persone più in difficoltà, e questo modello insieme al collega Abodi rientra finalmente in maniera efficace in un settore importante come quello del servizio civile, ma con una vocazione specifica a un asset di interesse che è stato per troppo tempo insomma marginalizzato, che è quello dell'agricoltura e dell'alimentazione. È stato un momento eccezionale questo incontro, in particolar modo del convegno e la premiazione Oscar dell'Orientamento, che ha visto presente il ministro
del MASAF, Lollo Brigida, Francesco e numerosi ospiti. Attraverso l'immagine di un paesaggio vogliamo descrivere quello che è la nostra cultura, quello che è il nostro terroir. Noi speriamo che attraverso queste immagini possiamo cogliere l'attenzione di molti studenti della scuola secondaria di primo grado che vogliono affrontare un percorso diverso, un percorso più vicino alla natura, sostenibile e che ha sbocchi lavorativi molto importanti. Il mio consiglio è quello di iscriversi in un istituto tecnico professionale agrario, ma soprattutto farlo con grande passione e pensare che all'interno del percorso, nei vari indirizzi, si può trovare la propria via. Poi semplicemente con un diploma o con un'ulteriore laurea o attraverso un ITS Academy trovare ulteriori vie e sbocchi. Normalmente i nostri ragazzi al quinto anno, prima di uscire, hanno già tutti i contratti di lavoro e questo è un ottimo risultato, eccellente, soprattutto nel settore del wine andiamo benissimo. Diciamo nel settore dell'istruzione professionale tecnica agraria si è messa in piedi questa bella iniziativa proprio per sottolineare e quindi premiare quelle che sono le iniziative più di successo, che sono riuscite quindi a individuare i veri talenti dei ragazzi e conseguentemente a trovare per loro delle occupazioni adeguate. Sì, in realtà è la presentazione di una piattaforma unica appunto dove le famiglie, gli studenti, i docenti, quindi tutta la comunità scolastica potrà trovare servizi dedicati alle iscrizioni, all'orientamento, alla ricerca delle scuole, ai servizi per i tutor e gli orientatori, quindi una piazza virtuale, dove in modo coordinato è possibile per ognuno di questi percorsi, studente, docente, famiglia, trovare delle risposte che sono focalizzate sulla personalizzazione e l'orientamento.